Fabio Pagliare e Livio Gigliuto hanno presentato la loro ultima opera di corsa, Of Course, un libro che parla naturalmente, come dice il titolo, di corsa. È stata promotrice di questo evento Attiva Mister Bianco, capitanata da Massimo Lapiana, che è stato il relatore della serata. Ma ascoltiamo dalla voce degli autori di cosa parla questo libro. Anche il titolo fa in modo un po' gioca sul fatto of course per non prenderci troppo sul serio. L'idea era quella di non parlare, come spesso accade, come quasi sempre è accaduto nell'editoria, del fenomeno della corsa nel senso in qualche modo tecnico, quindi come si corre, eccetera, eccetera, dal punto di vista proprio della tecnica, ma di metterlo più su un piano in qualche modo filosofico, sullo studio, sul perché si corre, su qual è in qualche modo in questo momento la percezione degli italiani rispetto a questo fenomeno, che è diventato un fenomeno principalmente sociale. Quindi se dovessimo dare un'indicazione, diremmo più che un libro di sociologia che un libro di corsa o tecnica, quindi in qualche modo aiuta a capire le motivazioni da un lato che spingono le persone a correre e dall'altro come le città si stanno in qualche modo modificando per essere più a misura di chi corre e di chi fa sport. A correre fa star meglio, come camminare, sono quelle robe che fanno star bene non soltanto fisicamente, perché è provato insomma in qualche modo che aiuta per il sistema cardiovascolare, aiuta per la circolazione, aiuta per il diabete, insomma, quindi ha una ricaduta fisica estremamente importante. Però quello che è più interessante, che esce anche un po' dalle testimonianze, è che fa star bene anche dal punto di vista proprio mentale, quindi in qualche modo opera sul benessere delle persone e questo lo rende ancora più importante. Io credo che questo libro parli di democrazia, non parla di sport fino a se stesso e né di corsa come attività agonistico sportiva, parla del fatto che lo sport è un modo di vivere e che le federazioni devono lavorare per cercare di rendere lo sport una cosa fattibile da parte di tutti. I nostri studi hanno sostanzialmente confermato questo approccio, cioè hanno confermato il fatto che gli italiani hanno voglia di correre, hanno voglia di andare di corsa, hanno voglia di farlo con degli strumenti aperti, all'aria aperta, e naturalmente lo sport che maggiormente va incontro a questa necessità è sicuramente la corsa, perché banalmente servono poche strutture per farlo. Correre è un'attività che è legata marginalmente allo sport secondo la tradizione, l'approccio tradizionale cui siamo abituati. Dagli studi, dalle ricerche che abbiamo fatto come Istituto Piepoli emerge che la corsa è uno strumento per vivere meglio la propria vita e quindi la mia speranza è che a comprarlo sia non solo chi corre ma anche chi affronta la vita di corsa e ogni tanto ha voglia di fermarsi e guardare il percorso che fa. Io sono un uomo di ricerca da una vita, per cui non corro se non in maniera assolutamente saltuaria, per cui l'esperienza che ho messo dentro è l'esperienza di un potenziale, noi li chiamiamo consumatori potenziali. Io sono un potenziale consumatore di corsa perché ho voglia di muovermi, perché ho voglia di fare esperienze diverse, perché ho tanto da fare tutto il giorno per le mie attività di lavoro. Quindi in realtà la mia esperienza è l'esperienza di uno che spera che le cose che sono scritte in questo libro diventino presto realtà in tutto il paese. Blocca le persone nella scelta di praticare corsa e di fare sport in generale il pensiero che non sia abbastanza, cioè che quello che fare una corsa ogni tanto non sia abbastanza per modificare la propria condizione psicofisica, e probabilmente anche la poca organizzazione del tempo. Questi sono i due elementi che emergono dalla nostra ricerca come elementi che in qualche modo allontanano dall'attività sportiva. Ma se, come sta succedendo in tutta Italia, già in molte città, federazioni visionarie come la Federazione di Atletica Leggera investono sulle città, costruendo dei percorsi di consumo, dei percorsi di corsa, di attività sportiva che si fondano con la vita quotidiana, questo limite può essere superato. Già in questo momento il 51% degli italiani ha praticato almeno una volta nell'ultimo anno una corsa, cioè un'attività sportiva denominabile come corsa. Significa che è la maggioranza degli italiani. Quindi se attualmente si votasse vincerebbe il partito della corsa.